2-3. Allora, eccoci qua. Sono Daniele Marconcini, presidente di Mantovani nel Mondo e coordinatore della Consulta dei Lombardi nel Mondo. Allora, il tema che noi affronteremo è un tema che poi noi porteremo avanti in collegamento con le associazioni del Nord Italia che vi ho segnalato: Trevisani, Bellunesi, Trentini, Veronesi, Bergamaschi e Gente Camuna. Quindi noi abbiamo creato un coordinamento dell'emigrazione. E il tema, diciamo, principale è come portare i vostri problemi, no, di imprenditori o di residenti o di persone che hanno delle famiglie nei paesi interessati al conflitto, l'attenzione non solo della Farnesina, ma soprattutto delle regioni e soprattutto portare, diciamo, dei problemi reali, quindi più che fare dei discorsi di geopolitica sui torti e le ragioni del conflitto in Ucraina, no? Che stiamo già affrontando in altre sedi, volevo che iniziassimo invece a parlare dei vostri problemi, perché quello che sta succedendo sconvolgerà sicuramente tutto il vostro assetto, no, di vita imprenditoriale e familiare. Per cui volevo iniziare allora da Gianni Calderone. Allora, Gianni, io ho parlato proprio oggi con la presidente del Comites, no, della Polonia, la signora Silvia Rosato. Cosa stanno facendo le nostre ambasciate, i nostri consolati? Come si stanno attivando, diciamo, nei confronti dei residenti italiani? Prego, Gianni. Allora, innanzitutto la ringrazio per avermi invitato. Devo subito partire dicendo che le nostre ambasciate, i nostri consolati stanno lavorando, specialmente i consolati onorari che si trovano a ridosso del confine. Devo dire che i consolati della Romania, che sono poi amici, consoli tutti nostri, sono oberati di lavoro perché flusso di rifugiati, pensate che in un giorno e mezzo sono entrati 1.200 italiani in Romania, una parte di loro anche con documenti caduti. Quindi la situazione è stata veramente dura. Devo dire che sono fatti onore, hanno fatto veramente un supporto eccezionale per i cittadini italiani residenti in Ucraina e spero anche che l'iniziativa che abbiamo noi fatto di sinergia con il Comites Polonia per un numero verde comune, possa aiutare ancora di più tutti quei cittadini nostri, amici nostri, italiani nostri che sono residenti in Ucraina e che si trovano in difficoltà. Devo dire che il Comites in questo momento ha una funzione di raccordo e quindi di filtro con quel numero verde Puoi per dire eliminare. il numero verde? Ce l'hai lì il numero verde, Gianni, o ce lo puoi mandare? Ve lo mando dopo, certo, come no, come no. Sì, ce l'abbiamo tutti il numero, Allora, quasi tutti. ti ringrazio. Allora, noi adesso stiamo facendo una raccolta, no, di tutte le testimonianze e di tutte le attività, no, di vari comites, per cui avevamo iniziato con i comites europei, nordamericani e brasiliani, adesso ci concentreremo su di voi. Allora, altro elemento. A me interessa molto il discorso della Moldavia, perché la Moldavia è una realtà che potrebbe avere problemi con la vicina Russia, perché come sapete la Russia sta cercando, no, di creare questo insieme, no, di paesi, diciamo cuscinetto, è stata una delle motivazioni, sembra, dell'invasione. Com'è la situazione in Moldavia, che è un paese che conosciamo attraverso alcuni amici, dove l'imprenditoria italiana, non dico che è recente, ma si è insediata anche in modo molto stabile. Per cui, Massimo, a te la parola. Aggiungo solo una piccola, visto che c'è Gianni Calderone, presidente del Sì. Comites. Gianni, il nostro amico Massimo di Radaelli di Chisinau, è stato ex presidente della Camera di Commercio di Chisinau. Ok. Ah, volevo Massimo, dire che io dimmi. Chisinau lo conosco benissimo, ho avuto un'azienda là 15 anni or sono, ho vissuto un po' a Chisinau, quindi conosco la realtà benissimo. Grazie. Allora, Massimo, mi dicono che sei un ottimo imprenditore e che fai onore all'Italia. Accendi il microfono. Sicuramente la medaglia adesso non ti servono, però insomma sei una figura di riferimento importante. Devi accendere il microfono. Prego, Sì, eccomi Massimo. qua. Mi sentite? Prego, Massimo. Sì, buonasera a tutti, sono Massimo Radaelli, mi fa piacere di far parte di questo collegamento. Sono presente qua in Moldavia già da tanti anni, praticamente da 27 anni. Ho varie attività, tra cui la mia principale, io sono zootecnico, lavoro nell'ambito della zootecnia, per cui fornisco qua impianti per attrezzature per l'allevamento
degli animali, polli, maiali, conigli e così via. Devi venire a Manto, allora ti diamo anche noi delle consulenze da Manto. Bravo, sì, sì. Io ho lavorato in provincia di Manto, Acqua Negra sul Chiese. Come no? Poi a Via Dana. Avevo un allevamento di gallino vaiole, lavoravo con la Veronesi. Ecco, l'ho venduto prima di venire in Moldavia, perché era troppo pesante stare dietro. Certo. Era uno degli allevamenti più grandi della Lombardia, facevamo 150.000 uova al giorno. Beh, a Via Dana noi facciamo il prezzo del maiale, no? In Europa. Sì, per cui... lo so che lì siete il centro. E lavoro anche con delle ditte di Mantova, perché tra le altre cose faccio anche, ho una società qua in compartecipata con un moldavo e produciamo biscotti che esportiamo anche in Italia. Abbiamo allora, quali sono Massimo i problemi? Perché adesso tutti si pongono il problema, no, di fermare la guerra con delle sanzioni. Sì. Che però le sanzioni sono anche delle sanzioni boomerang, quindi pagamenti, problemi, roba. Quali sono i problemi che immediatamente allora, tu vuoi citare e segnalarci? Allora, vi faccio una piccola cronistoria. Noi in questo momento siamo molto preoccupati, io sono molto preoccupato, io non mi sarei mai aspettato che Putin facesse una mossa del genere. Mi sarei aspettato che entrasse in Ucraina ma prendesse solo le province del Donbass e Lugansk, dove ci sono delle minoranze etniche. Noi viviamo qua una situazione del genere da 30 anni. Io quando sono arrivato era finita da 2 anni la guerra con la Transnistria. Vi voglio ricordare che noi qua a 30 chilometri abbiamo la 14ª armata russa, che è tuttora presente sul territorio. Allora, ricordiamo che la Transnistria è una terra di nessuno, una sorta di protettorato russo, lungo, esatto, mi sembra 200 chilometri, che però praticamente è la polveriera, diciamo, esatto, con tutti i depositi militari, giusto? Quanti abitanti ha? Esatto, sono 700.000 persone. Era praticamente, è un buco nero in Europa. Faccia conto che negli anni, 15 anni fa, siccome tra le altre cose ho mio suocero che era un ex militare, mi diceva che ci sono talmente tante armi in Transnistria che nemmeno l'Unione, nemmeno i russi, nemmeno i moldavi lo sanno. Tant'è ci che sono praticamente bunker. Volevano portarle via e l'Ucraina gliel'ha sempre impedito, no? Con un accordo con gli americani sono riusciti a portarne via. Io mi ricordo, hanno fatto penso un 50-60 treni di carri armati posizionati, ma vi parlo di 15 anni fa. La situazione da adesso, noi diciamo abbiamo sempre convissuto con questa situazione, con i russi che sono qua, i caschi azzurri, diciamo, per poter entrare in Transnistria c'è bisogno del passaporto, c'è bisogno della registrazione. Ai tempi, addirittura 15 anni fa, si poteva stare solo determinate ore e ci voleva il permesso per entrare e per uscire. La preoccupazione in questo momento qua è che i russi vogliono, nella loro mentalità, che è sempre stata quella di fare quel corridoio che colleghi Donetsk, Lugansk, Mariupol, la Crimea, dove sono già presenti, Odessa, dove sono già lì pronti, e collegarsi con la Transnistria. Io spero tanto che poi la cosa si fermi lì, perché la Moldavia adesso è uno stato neutrale. La Presidente questa settimana ha detto che loro non accettano... È filo europeista però la Presidente, sì, giusto? Loro, faccio presente, devono stare molto attenti a quello che dicono adesso, in questo momento, i governanti della Moldavia. Faccio presente che il governo che c'è adesso è stato insediato da poco più di un anno, ha portato avanti, arriviamo da un precedente governo di socialisti molto amico con Putin, per cui dico un'altra cosa, la Presidente in un anno e passa non è mai andata a Mosca dal Presidente Putin, cosa per me sbagliatissima. Difatti stiamo vivendo una situazione dove il gas è aumentato di 3 volte, la corrente è aumentata di 4 volte, la benzina è aumentata del 25% nel giro di 15 giorni. E dicevo appunto che la Presidente ha assolutamente negato il coinvolgimento della Moldavia nelle sanzioni europee nei confronti della Russia, ha negato l'appoggio sia degli aeroporti e delle altre possibilità di far passare via terra le armi che l'Europa e gli stati della NATO hanno ammassato in Romania e in Polonia.
Per cui questa è stata una mossa abbastanza, diciamo così, intelligente, per non dare la possibilità a Putin, non farsi coinvolgere, avere una scusa per poter arrivare in Transnistria e poi entrare qua e riunire tutti quello che erano gli stati sul confine dell'ex Unione Sovietica, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, formando il famoso. Naturalmente la Moldavia, non so se interessa, sono 3 milioni di abitanti, però come ho detto, siccome in questo momento penso che nessuno possa sapere che cosa ha in mente Putin, la Russia in questo momento, perché nessuno, compreso me, avrebbe mai pensato di arrivare in questo momento, in questa situazione. Purtroppo le mire espansionistiche dei russi le sappiamo tutte, io ci vivo, ci convivo, ci lavoro da 30 anni, so come la pensano, so qual è la loro mentalità. E per quello che mi preoccupa tanto, perché quando iniziano una cosa non interessa. Loro non hanno un problema di opinione pubblica per cui a cui rispondere. Allora, esatto, volevo passare. Non pensiate neanche sul discorso delle sanzioni, perché è gente abituata a soffrire, sono nazionalisti convinti, per cui hanno dalla loro parte che hanno questa immensa quantità di materia prima che ci può mettere in difficoltà. Hai detto bene, Massimo, anche il Venezuela o paesi come l'Iran, no, quando non possono muovere i soldi, fanno delle grandi permute, per cui prendono le materie prime, la permuta, quindi non risolvono. Volevo passare la parola a Raffaele, perdonami, Raffaele. Raffaele, volevo capire, siccome noi vogliamo interloquire con le regioni, con le istituzioni, cosa chiedono gli imprenditori, no, che sono all'estero, che sono investiti da questo tsunami? Perché bene o male, dunque, si parlano di ristori per tutti quelli che sono andati in crisi per la pandemia, però io mi ricordo l'episodio di quando ero in Regione Lombardia, avevo una consulenza, quando scoppiò la guerra in Libia, gli italiani a livello istituzionale, Camera di Commercio, non sapevano neanche dove erano, no, le nostre imprese in Libia, neanche le regioni. 2 anni dopo fece una conferenza a Roma di tutte le imprese che erano andate in crisi con la vicenda libica. Cosa chiedete, diciamo, alle istituzioni italiane a livello di imprenditoria? Ah, dunque, se parliamo di Bulgaria, innanzitutto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sono Raffaele Bianco, abito a circa 30 minuti dal confine sud tra la Romania e la Bulgaria. Sono presente in Romania per attività sportive e paramilitari, al di là delle attività imprenditoriali che ho sia in Romania che in Bulgaria. Che vuol dire paramilitare? Che altrimenti ti prendo per un uomo di servizi. Non faccio parte dei servizi, ma sono un istruttore di tiro e sono l'unico straniero in Romania con l'attestato del Ministero degli Affari Interni per poter effettuare istruzioni a truppe militari. Ho capito. Quindi la situazione in questo momento è un po' delicata. Non mi chiedete tante cose sul settore militare. Noi interessa quello che gli imprenditori hanno bisogno in questo momento, i problemi che voi incontrate. Ecco, io ho avuto qualche scambio telefonico in questi ultimi giorni con degli amici che sono imprenditori, e c'è timore soprattutto dal punto di vista finanziario, nel senso che, come abbiamo visto oggi, queste sanzioni che da una parte partono dall'Europa nei confronti della Russia e di tutto contrattacco da parte della Russia partono nei confronti dei nostri colleghi europei, sicuramente creano un po' di timore e creano un po' di terremoto sotto le poltrone di chi in questo momento sta gestendo delle imprese. Sarebbe opportuno riuscire a trasmettere un po' di sicurezza, anche se diventa difficile in questo momento, perché ci sono tanti colleghi che hanno iniziato a fare la corsa al ritiro del contante, no? Ma non soltanto dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista imprenditoriale. Se andiamo avanti così, questo porterà sicuramente ad un collasso. Ma secondo te i nostri imprenditori, alcuni pensano di andarsene o la maggior parte pensa di, per il momento, di resistere, di rimanere sul posto? Ce ne sono alcuni che sono pronti con la valigia di emergenza. Mi sentite? Sì, prego. No, c'era Paolo che si è collegato e c'era un... Prego, vai avanti. Raffaele, vai avanti, accendi il microfono. Prego, Raffaele.
Devi accendere il microfono, Raffaele. Ah, mi sentite adesso? Sì, sì, prego, prego. Ma prima mi avete sentito? Sì, 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 prego, vai avanti. Si era staccato il microfono. Bene, dicevo, ci sono alcuni che sono pronti con la valigia di emergenza. Io non ne conosco nessuno tra quelli con cui ho parlato in questi giorni che ha ancora abbandonato il territorio. Però ce ne sono alcuni che sono pronti con la valigia di emergenza. Non vi nascondo che anche il sottoscritto qualche pensiero l'ha fatto. Non ha preparato la valigia di emergenza. Ora a breve dovrò partire per Cipro dove ho delle attività e nuovamente non vi nascondo che il dubbio c'è, no? Certo. Allora grazie, passiamo allora a Paolo Di Tocco, che non è Paolo Di Tacco, che era un altro personaggio. Paolo, tu gestisci un albergo, sei originario di Roma. Com'è la situazione dei profughi, no? Della gente che sta arrivando in Romania? Guarda, proprio oggi, buongiorno a tutti, sono Paolo Di Tocco, vivo a Bucarest, per chi non si è sentita. E proprio oggi mi arrivano 26 profughi grazie a un'associazione di cui noi, diciamo, collaboriamo da parecchio tempo. In questi giorni sono state parecchie richieste già via Booking, in cui abbiamo avuto parecchie richieste proprio di almeno 10 giorni era la richiesta, quindi prenotazione per 10 giorni. Poi abbiamo iniziato questa collaborazione proprio ieri e ci hanno chiesto la disponibilità per aiutare questi profughi, abbiamo dato la nostra disponibilità. Io non mi aspettavo, proprio stanotte arriveranno 26 mamme. Cioè, ci sono già dei campi di accoglienza, ti risultano, perché si parla di ormai di 500.000 profughi, 300.000 in Polonia. Non esageriamo, ancora queste cifre non ci siamo arrivati. Comunque da quello che io so, io sono in contatto con Suciava, dove diciamo arrivano parecchi di questi profughi. La situazione è che molti di questi profughi, chi vuole andare via, nel senso va in Italia, in Germania, che hanno dei parenti, amici e li aspetteranno in quelle direzioni. E chi vuole rimanere, parecchi vogliono rimanere nella zona nord-est della Romania, sperando in un rientro immediato, che questa guerra finisca nei prossimi 10 giorni. E questi casi che oggi stanno arrivando di persone che sono state disposte a venire fino a Bucarest. La situazione su Suceava hanno occupato sia le scuole, sia i teatri, ho sentito parlare, praticamente hanno messo questi materassi per terra, sono in una situazione un po' accampata, chiaramente più ti sposti più hai possibilità di trovare alloggio. Mi dicono che ormai la Romania è diventata quasi un'immensa base della NATO, no? Mi dicevano che è pieno di militari, cioè uno dei punti, diciamo, in cui l'Alleanza Atlantica si sta stanziando. Ti risultano tutto questo dispiegamento, no? Ci sta dispiegamento, ma non è così alto quanto se ne parla. Gli americani hanno mandato un totale di 7.000 effettivi. Insomma, se questo è un numero alto rispetto a una situazione che può intervenire la Russia, mi sembra poco. I problemi delle sanzioni, come li vedi in Romania, visto che conosci tanti imprenditori, quali saranno i problemi che ci saranno? Ma io penso che un pochettino queste sanzioni, non voglio fare, magari lo SWIFT sì, è stato un grosso colpo per la Russia, ma per il resto è un danno più per l'Europa che per la Russia stessa. Non dimentichiamoci che la Russia ha avuto sanzioni economiche per più di 10 anni, in cui le stesse aziende italiane e non europee, diciamo europee, si sono spostate, hanno delocalizzato la produzione andando direttamente in zone russe per avere una continuità del mercato, perché il mercato russo è uno dei mercati per l'Europa, uno dei più importanti. Quindi il fatto che diciamo si sono spostate le produzioni lì in Russia, francamente non penso che per noi che siamo qua da questa parte sì ci danneggia, ma per la Russia ha una propria autonomia, dopo 10 anni di sanzioni ha una propria produzione, insomma sì la rubla è caduta, però insomma... Cioè dici che se anche non mangiano il parmigiano reggiano, mangiano magari un formaggio meno pregiato. No, a proposito di questo ho sentito dire che c'è un russo che si è fatto la sua fabbrica di mozzarelle. Quindi, vabbè, quindi no, non è un problema, ma è come i cinesi. Secondo te le sanzioni non colpiranno sicuramente, diciamo, in modo adeguato la Russia come si pensa di avere. Allora passo direttamente a Mosca. Michele Pulpito,
abbiamo fraternizzato prima, sei lì da molti anni, eri andato lì per non rimanere, una ex moglie svedese, lo possiamo dire, no? Sei molto particolare, no? Ma madre friulana, no? Padre pugliese, moglie svedese, ex moglie. Quindi, insomma, e moglie ucraina. Moglie ucraina, insomma. Moglie ucraina del Donbass. Ah, del Donbass, ecco, quindi, allora, come... Sì, come... Hanno lì i parenti, c'è lì il figlio, la madre, il padre, e ambedue abbiamo doppia cittadinanza. Lei russa e ucraina, io italiano e russo, che ho ricevuto la cittadinanza russa l'anno scorso. Bene, allora sei un uomo d'esperienza, quindi più di noi. Allora, abbiamo visto che hanno bloccato praticamente tutti gli spazi aerei, hanno bloccato tutta la mobilità, per cui in questo momento, dici, la situazione della mobilità che c'è rispetto all'Italia e all'Europa, c'è tutto bloccato? Allora, per quanto riguarda, ieri sono stato in ambasciata d'Italia, abbiamo avuto una riunione di tutte le aziende. Tra l'altro io sono anche vicepresidente della GIMUM Impresa, che è stata la prima associazione degli imprenditori italiani a Mosca. Dopo si era associata, aggregata con Confindustria, poi c'è stato, come al solito, gli italiani per fare casino sono sempre i numeri uno, e quindi si sono divisi con Confindustria da una parte e un'impresa dall'altra. E comunque ieri il nuovo ambasciatore, che è arrivato da poco, da mi sembra 4 mesi o 5 mesi da Tokyo, perché prima era Tokyo, devo dire che rispetto agli ambasciatori precedenti hanno marce in più, quindi ci ha convocato subito e abbiamo un po' parlato di questa situazione veramente brutta, molto brutta, che c'è qui, pesante sotto tutti i punti di vista. E lui ci ha detto ieri intanto di abbassare i toni tutti quanti, sia perché chiaramente non lo nego, noi qua che viviamo nella tana del lupo e il lupo ci ha sempre dato da mangiare, almeno io per adesso non sputo contro il lupo, perché il lupo non mi ha fatto niente di male a me, anzi, io ho sempre detto, anche in tempi non sospetti, guardate che non bisogna trattare la Russia come se fosse un Belgio qualsiasi, un Olanda qualsiasi, un Portogallo qualsiasi, perché non è un paese del genere. Soltanto gli sprovveduti che ci sono in Italia, al governo e negli altri governi dell'Unione Europea, a parte i polacchi, i rumeni, i pribaltici, perché lo so, per una questione che sono stati sempre sotto la dittatura sovietica, eccetera, quindi loro hanno un rigetto. Io questo lo posso capire, che hanno un rigetto verso i russi. Però ugualmente la Russia è un paese troppo complicato, troppo grande, e poi è una potenza militare atomica, non si può mettere così alla gogna un paese del genere, fare le sanzioni, anche lì ci sarebbe tutta una discussione da fare che potrebbe durare ore sulla storia del Donbass, Euromaidan, eccetera, eccetera. No, ma volevo sapere, è vero, abbiamo visto le file davanti al banco, ma com'è stata, diciamo, qual è stato l'effetto delle sanzioni? Io mi sono fatto anch'io prendere del panico, perché io ho i miei soldi qua in Russia nell'Unicredit e devo dire che il bancomat a me mi ha dato tutto quello che ho chiesto, mi ha dato fuori gli euro, ho preso gli euro, poi ho preso un po' di rubi, ma l'ho fatto più che altro perché per essere sicuro ho detto meglio che me li tengo io in casa, in cassaforte, piuttosto che lasciarli lì, perché è la Russia, prima era il tempo dello zar, poi l'Unione Sovietica, ci vuole 2 minuti a dire adesso ti prendo tutto, ti confisco e ti metto in galera. È per questo che io dico che è stato tutto sottovalutato questo fatto qua. Nessuno ha pensato bene di trattare in una maniera diversa con la Russia e soprattutto con Putin, che è un uomo che viene dal KGB. Comunque, per tornare sulla questione del bancomat, eccetera, sì, è vero, ci sono le code, non c'è liquidità in questo momento nei bancomat. Gli ultimi prelievi che ho fatto ieri mi davano solo 100 euro al colpo, quindi sono stato lì mezz'ora col tesserino. Ma tu hai la sensazione di un panico, no? O di una inquietudine nella popolazione o no? C'è un'inquietudine, perché comunque loro in tutti questi anni qui, durante sia il periodo sovietico, ma soprattutto dopo, quando c'è stato il periodo di Yeltsin, quando ci sono state le privatizzazioni selvagge, quando ci sono state le varie svalutazioni del rublo, da oggi a domani ti trovi della carta straccia, che non vale più niente. Comunque, volevo chiederti della mobilità. È vero che non ci si può più muovere, visto chiusura dei voli aerei, chiusura un po' di tutto? No, non è vero, perché su Atene ancora si vola, su Istanbul si vola e si volerà ancora, perché non penso che la Turchia chiude
con la Russia, perché ha dei troppi affari, troppi business esattamente in questo momento con la Russia. Quindi io ho trovato dei voli, però non lo prendo, ho deciso di andare in macchina settimana prossima con la macchina targata russa, attraverso il confine con la Finlandia, e poi vado in Svezia perché ho mia figlia, mio figlio e dei nipotini che con la storia della pandemia 2 anni che non li vedo. Quindi... Certo, ti ringrazio. Allora, Michelangelo, intanto ti ringrazio. Un attimo, dovete spegnere il microfono. Michelangelo, ti ringrazio intanto di aver organizzato questo incontro. Allora, Dimmi. No, volevo capire, no, se all'interno, diciamo, della tua... Ecco, cioè, mi chiama anche mia figlia, qui siamo in una riunione familiare quasi. Allora, secondo te, no, gli effetti, no, di queste sanzioni, no, sono degli effetti, no, che colpiranno, diciamo, soprattutto i rapporti con la Russia. In base alla tua esperienza, gli italiani, la comunità italiana, no, nella loro attività, è un'attività rivolta soprattutto verso l'Italia o anche molto spesso di tramite verso la Russia? Io penso ad esempio alla Serbia, che è sempre stato un trampolino di lancio nei rapporti con la Russia. Cioè, qual è, diciamo... Gli italiani, c'è gente anche più esperta qua che può dire la sua. Comunque, secondo me, gli italiani che sono in Romania sicuramente hanno rapporti molto di più con l'Italia che con la Russia. Parlo degli italiani, perché poi è diverso se poi mi dici gli italiani che sono in un'altra zona, tipo, non so, come sono la Mosca, che tutti sono operativi con la Russia. Il discorso mio è un po' questo, che però chi ne patirà tantissimo, e io sono proprio preso in pieno, perché tieni presente che, visto che c'è anche Massimo Radaelli, che lui si occupa anche di zootecnia, tu tieni presente che i mangimi che gli italiani devono poi comprare per dare da mangiare ai loro animali sono già aumentati di un 20-25%. Vuol dire che oggi un allevatore che prima comprava un mangime a 300 euro oggi lo paga 400 euro. Il mais è cresciuto, la soia è cresciuta. Tieni presente che l'Ucraina era la fornitrice quasi, diciamo, di base per tutta l'Europa col grano e col mais. Quindi sicuramente adesso cosa succederà? Si chiuderanno un po' le frontiere anche con le consegne, perché anche la Romania non potrà più esportare, perché penserà anche, perché queste nazioni, a diversità di noi che siamo gestiti da incompetenti, queste nazioni pensano al popolo. Io sono convinto che la Romania, l'Ungheria, tutti questi paesi adesso fermeranno le esportazioni di cereali, di queste cose qua. Già in Moldavia l'hanno fatto. Ecco, vedi? Cioè loro penseranno prima a dar da mangiare alla loro nazione. Tieni presente, e questo è un piccolo particolare, io che lavoro col gruppo Veronesi, come dice Radelli, e c'è una telefonata dopo l'altra a sentirmi solo dire che aumentano i mangimi. Ma aumentano, a me non mi tocca, se li aumentano li vendo, se aumentano troppo non li vendo più. Quindi noi dobbiamo pensare, quello che tu dici è una cosa molto importante, che diciamo l'interruzione dei rapporti normali crea anche dopo dei problemi direttamente alle aziende in Italia per la mancanza di non solo, ti faccio un esempio che questo è semplicissimo. Tieni presente che se noi non riusciamo a fornire la Russia con i prodotti, prosciutti, parmigiano, tenete presente che oggi la Russia era un cliente per l'Italia dei più importanti che avevamo. Quindi considera i cereali che salgono, il mercato che scende perché non, la vendita diminuisce. Io credo che l'Italia sta facendo un grandissimo errore a come ha impostato la trattativa, perché si poteva impostare, ok, aiutiamo chi fugge, aiutiamo tutto, ma chiudere i rapporti come stanno facendo, io credo che l'Italia ne patirà 10 volte di più che la Russia. Beh, l'Italia ha sempre pagato tutte le sanzioni, anche quando c'erano gli Stati Uniti avevano fatto le sanzioni. Ah, scusa, c'è Pulpito che ha qualcosa da dire, preferisco lasciare parlare loro. Prego Michele. Non velocissimo, io ho preparato, su richiesta proprio dell'ambasciatore, una relazione di 17 pagine di tutto quello che io ho in essere di contratti di fornitura per macchinari, per la produzione, impianti, macchinari, servizi, tecnologia per la produzione di piastrelle sanitarie, visto che lavoro per la SACMI di Imola. Io da qua continuo a seguire Bielorussia, Ucraina, Federazione Russa, tranne i paesi baltici perché non c'è nulla, e tutti gli altri paesi, Uzbekistan, Kazakistan, eccetera, eccetera. Allora, i tre paesi che adesso sono colpiti, chiaramente la Bielorussia, perché ha le banche sotto sanzioni, comunque adesso si bloccherà anche lei,
ha un totale di perdite per impossibilità di incassare macchinari, quindi spedire i macchinari perché non li posso spedire perché il cliente non mi può pagare, di 5.323.000 euro. Ucraina, totale a rischio per mancato incasso di merce e servizi già erogati, 3.253.000. Totale perdite per impossibilità di incassare e spedire, 648.000. Totale delle trattative in corso, io ero in procinto di fare un contratto a Dnipropetrovsk in russo, Dnipro in ucraino, per un impianto per fare piastrelle da rivestimento in monoporosa, 6 milioni di euro, già trattato tutto dicembre scorso in Italia, a Imola, stavo facendo il contratto in questi giorni. Federazione Russa, totale a rischio per mancato incasso di merci e servizi già erogati, 1.144.000. Totale perdite per impossibilità di incassare e spedire, 2.197.000. Totale delle trattative in corso con i clienti che avevo già pattuito i prezzi finali e nel giro da un mese e mezzo a due mesi dovevo fare i contratti, infatti non potevo nemmeno andare in Italia in tempi normali adesso. Sapete quant'è quello che noi non andremo più a incassare per questi contratti? 96.699.584. Questo è il conto di questo casino qua. Poi io lo capisco benissimo che c'è la gente che muore, i bambini che piangono. Io non lo condanno questa cosa che è stata fatta. Però poi non ci si deve lamentare dall'altra parte se tagliano i posti di lavoro, perché l'imprenditore non è un istituto di beneficenza. Purtroppo è così che gira il mondo, è così che gira l'economia. Se no diventiamo tutti delle croce rossine. Ringrazio Michele, c'era Raffaele. Posso fare un intervento? Aspetta un attimo che aveva chiesto la parola a Raffaele Bianco. Raffaele. Scusi. Sì, grazie Daniele. Oltre all'analisi che ha fatto Michele poc'anzi, l'analisi economica, c'è una cosa che i giornali e i media in questo momento non pubblicizzano, ma che secondo me è importante da tenere presente, quale termometro della temperatura di che cosa sta accadendo. Nel settore sportivo in cui opero, dove la Confederazione Europea di Tiro è controllata dal presidente che è russo e la Federazione Internazionale di Tiro, quindi la federazione che sta immediatamente sotto il Comitato Olimpico Internazionale, è presieduta e quindi controllata da un altro russo, un oligarca russo, è partita con una sanzione che probabilmente gli è stata spinta, a meno che sia arrivata direttamente dalla Russia, cosa che potrebbe anche darsi, quindi vuol dire che si stanno creando due canali distinti. E la prima è stata quella di annullare le competizioni sportive internazionali che erano pianificate in Russia quest'anno, tutte, cosa che non è mai accaduta nella storia dello sport. E la seconda, di ieri sera, ci è arrivata la comunicazione che tutti gli atleti russi, stiamo parlando di atleti olimpici, non è mai accaduto nella storia dello sport. Quindi questa è un'analisi importante da tenere presente. Tutti gli atleti di livello olimpico non potranno partecipare al campionato internazionale indetto dalla Federazione Internazionale di Tiro, presieduta da un russo. Sì, quindi sì, ma tu hai stiamo visto parlando... che tu... È chiaro che lo sport non fa parte di una grande montagna di quattrini che circolano, ma comunque dietro allo sport ci sono delle somme di denaro e degli interessi economici collaterali che sono molto importanti. Beh, tu hai visto, la FIFA ha sospeso tutte le squadre russe. Ascolta, volevo passare la parola, volevi parlare tu adesso... Voglio Prego. Solo dire una piccola cosa, Prego. Collegandomi a Michele Pulpito, che si occupa di piastrelle. Oggi una grandissima azienda a livello nazionale italiana di piastrelle mi ha chiamato, il vice direttore, diciamo che sono molto amico, mi ha detto che loro prenderanno una mazzata incredibile perché loro ritiravano dal Donbass, e questo voglio chiedere a Pulpito se è vero, dice tutta la farina per fare le piastrelle, che non so che tipo di farina, dice tutto di lì arrivava in Italia.
Però prima di entrare in quel merito lì, scusate, volevo sentire da Massimo Radaelli. Massimo, tu che sei lì da tantissimi anni, allora, quello che io ho capito, abbiamo intervistato, ha detto bene, no? Non si capisce bene l'anima russa, no? Non puoi prendere, diciamo, sotto gamba, diciamo... Non è facile. Non è facile, cioè la gente non capisce lo spirito, anche no, che non è uno spirito nazionalista, è uno spirito identitario. Dobbiamo esatto. stare molto attenti, esatto. cioè... È come il siciliano che si sente siciliano, il veneziano milanese. Volevo chiederti, prego Massimo. Sì, dimmi, scusa. No, volevo chiederti Massimo, in tutta questa grande confusione è evidente che gli imprenditori si devono organizzare. Cioè non è che noi possiamo pensare che l'organizzazione la faccia la Farnesina, no? O che si riesca a farlo attraverso solo le organizzazioni tipo Camere di Commercio. È evidente che ogni diciamo, paese dovrà fare in modo, no, di far dialogare, no, gli imprenditori. C'è una sorta di auto-organizzazione anche degli imprenditori di fronte a questa crisi, anche per far venire le loro richieste, o c'è un disorientamento generale, secondo te? Faccio due appunti veloci. Allora, primo, ti faccio l'esempio. Noi qua in Moldavia la lingua ufficiale è il moldavo, che poi è il romeno. Faccio presente che nel momento in cui ci si trova 10 persone, ci sono 9 moldavi e un russo, si parla russo, non si parla moldavo. I russi che sono residenti qua in Moldavia non parlano moldavo, cioè non hanno la lingua, non sanno la lingua nazionale. Okay? Loro non si abbassano a imparare la lingua nazionale di questa nazione, perché a loro non interessa, non è mai interessato. In 30 anni io conosco persone qua nella mia palazzina, russi, nessuno parla moldavo, tutti parlano solo e esclusivamente russo e non gli interessa impararlo. Già da questo capisci come sono selettivi nelle loro scelte. Punto 2. Noi anche qua, noi imprenditori, abbiamo grosse difficoltà. Io per esempio acquistavo il latte condensato in Russia, mi si è chiuso completamente, acquistavo la margarina sotto Kiev, basta, il fornitore mi ha detto basta, io non posso più domandarli, per cui diventa sempre molto problematico per noi imprenditori. Per quello che riguarda gli aiuti, cosa ti posso dire? Io 10 giorni fa è venuto da noi il sottosegretario agli affari esteri della Vedova, no? Sì, siamo venuti, mangiato, bevuto, il teatro, abbiamo fatto il cinema, tutto quello che è. Io mi sono permesso, ho mandato anche le foto a Michelangelo, di dire che francamente noi imprenditori ci siamo stancati di vedere politici italiani venire qua in questo paese e promettere che cosa? Bisogna venire coi soldi, come vengono gli altri, come vengono i polacchi, come vengono i tedeschi. Allora ti faccio una domanda diretta. Le banche italiane, no? Non potete anche chiedere delle dilazioni, no, o delle facilitazioni? Le banche italiane, ascolta, la banca italiana era l'Exim Bank, la Veneto Banca, che è fallita, per sì. cui è stata acquistata dalla San Paolo, no? Dalla Banca Intesa, scusa, certo. No? Basta, però allora prima, no, soldi a gogo a tutti, dopo quando è fallita, che è entrata l'Intesa, basta, per avere un credito devo dargli anche mia moglie in garanzia, capito? Non solo le mie spero proprietà. Che ti abbia una modella che valga molto, perché sì, speriamo, sì, mia moglie ha 20 anni meno di me, ecco, sai, io e Michelangelo ci trattiamo bene. Ecco. Comunque volevo fare un ultimo appunto che nessuno ha fatto. Allora, faccio presente che seguendo i telegiornali italiani, di cui è meglio stendere un velo pietoso senza siamo passati dai virologi tutti i giorni, no, che ci hanno fatto una testa a quadra, che i Novax, io sono vaccinato, non sono un Novax, ho vaccinato. Allora, ci hanno fatto una testa quadrata tutti i giorni, tutte le sere, i Novas senza lavoro, i Novas bisogna isolare, tutto a colpo dei Novas, Novas, Novas. Sai che percentuale di vaccinati c'è in Ucraina? Il 6% su 44, Russia, su 44 milioni di persone. Sì, lo so. Però, e nessuno parla adesso. Adesso in Moldavia, in questo momento, che sono molto più avanti e molto più aperti di cervello, abbiamo 70.000
entrate di ucraini, 28.000 l'altro giorno. Io ho mandato oggi un filmato a Michelangelo, la gente sotto la neve, donne e bambini, no? I doganieri ucraini chiedono per far passare gli uomini dai 2.000 ai 3.000 euro cash, se no non passi, torni indietro e ti mandano al fronte, ok? Come ti ho detto, tutta questa gente, per l'amor di Dio, mio figlio oggi l'hanno reclutato obbligatoriamente dalla scuola, l'hanno presi, li hanno portati a fare volontariato qua al centro della fiera perché ce n'è 400 messi qua. Poi tanti vanno in Romania, tanti vanno in Italia, così via. Però tutto questo flusso, si pensa che ne entrino 400.000 in Italia. La percentuale di vaccinati quali sono? Io per andare in Italia dovevo essere vaccinato, dovevo essere, avere il tampone, se no non mi facevano entrare. Questi, grazie a Dio, facciamoli entrare. Io sono... Però vedi l'ipocrisia delle persone. Va tutto bene adesso. Allora il virus, 15 giorni fa c'era, adesso non c'è più. Pur gli ucraini non sono contagiosi. Beh, dicono che con il terzo vaccinazione dovremmo cavarsela. Allora, ho capito, già... però ne entrano 300.000, ce n'è 6%, ce n'è 2 milioni su 44 milioni non vaccinati. Tu hai posto un problema serio, che quello sanitario, di cui non se ne parla più. Gianni Calderone. Bravo, allora perché non ne parlano in televisione? No, ne facciamo una questione. Hai detto allora, bene. Ci sono due pesi, due misure. Allora, Gianni Calderone, Gianni, noi abbiamo avuto veramente un grosso lavoro per, come ASL, perché c'è il problema, no, che gli italiani che venivano dai paesi dell'Est avevano lo Sputnik e quindi che non veniva riconosciuto. Allora, il tema sanitario viene affrontato in questo momento dalle nostre autorità o meno, per quelli che vogliono rientrare? Sinceramente pare di aver capito che Putin ha comunque un grosso onore. Ha sconfitto da solo, ovviamente, il Covid. Alla fine non se ne parla più. No, no, ma dico quelli che vengono in Italia. Quelli che vengono in Italia, cioè... C'è secondo te, diciamo, un minimo, no, di consapevolezza che tutti quelli, come dice giustamente Massimo, dovranno avere, diciamo, delle caratteristiche anche di protezione sanitaria? Questo è un problema serio, il fatto che arriva credo che non interessi niente a nessuno, ormai è diventato un gioco in secondo piano, non abbiamo cosa parlare, abbiamo di cosa parlare, altre cose, la guerra purtroppo, e quindi il Covid non serve più. Non credo assolutamente che ci sia mai stato in questo modo un'apertura come c'è oggi. Tutti gli ucraini che verranno, avete sentito, saranno allora, non vaccinati, non succederà niente a nessuno. Allora, a te risulta, secondo me risulta che molti parlamentari stanno chiedendo, no, delle procedure, diciamo, più veloci. Ti risulta una richiesta, no, dello status di profughi o comunque delle modalità per farsi accogliere come profughi, perché potrebbe arrivare di tutto e di più? Ti risulta che le autorità italiane si stanno attivando? Ci sono richieste moltissime, ci sono politiche per snellire questo tipo di status, anche perché la situazione è veramente difficile alla fine. Allora, qual è lo status? Perché noi abbiamo tantissime... Pardon, dovete spegnere il microfono. Allora, volevo sapere, una persona che arriva, è un tema che mi hanno già portato l'attenzione, una persona che arriva dalla Romania o che arriva da questi paesi, cosa deve fare per farsi riconoscere lo status di profugo? Deve fare una richiesta prima alle autorità italiane, deve chiederlo quando arriva in Italia? Che è una cosa, perché molte badanti stanno portando i figli, i parenti, robe varie. Come ti risulta questa... No, risulta che lo devono fare in Italia, fanno una richiesta al momento in cui arrivano in Italia, non ci sono altri modi. Quindi anche questo vuol dire che se arrivano 4 milioni di profughi, noi dovremmo essere già organizzati per capire quelli che possono entrare e quelli che non possono entrare, giusto? Sì, e come sempre in Italia entrano tutti senza nessun problema. Beh, questo è da vedere. Allora, adesso Daniele Ceboccoletti che mi ha detto di dirti che è collegato. Sì, no, lo vedo. Allora, adesso passerei la parola, visto che dici che non lo faccio mai parlare, però adesso ti faccio parlare con Tarin. Allora, Alessandro, imprenditore. Allora, gli italiani stanno sempre cercando, no, di nuovi mercati, di andare all'estero. Tu hai fatto un anno in Cina. Se vuoi accendere il microfono, Alessandro, mi senti? Accendi il microfono. Secondo te... Sì, ho dovuto avvisare. Anche sì, no, dovete spegnere il microfono, cortesemente. Alessandro, secondo te gli italiani che vogliono andare a fare imprenditoria all'estero, come si comporteranno di fronte a questa crisi? Ma io non penso che nessuno abbia in mente di fare qualcosa e di pianificare qualcosa in questo momento.
perché cosa ti metti a fare? Non si capisce neanche cosa, cioè si capisce benissimo cosa sta succedendo. Qua siamo di fronte a una guerra, una crisi che durerà anni, questo è il mio modo di vedere, e che darà un contraccolpo impressionante anche all'Italia. È una cosa micidiale, probabilmente molta gente ancora non se ne sta rendendo conto. Dicono che però ogni volta che c'è una crisi c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Ci guadagnerà la Cina? Chi è che ci guadagna in questa crisi, questo blocco nei confronti della Russia e dei paesi dell'est? La mia opinione è che la Cina è l'obiettivo ultimo. Il primo è la Russia, da far fuori. E il secondo è il Partito Comunista della Cina. E nei giochi di potere a livello mondiale. Ci guadagna chi, le multinazionali, quelli che spingono per la globalizzazione e quelli che possono affrontare investimenti in un secondo periodo, affrontando la ricostruzione, e prendendosi a parte e controllando sempre più quella che è la politica internazionale e le collaborazioni tra i vari paesi. Allora, domanda diretta invece... Tra i vari blocchi, quello che sicuramente ci rimette e che temo che faccia una brutta fine, temo, perché io non sono di parte, per cui cerco di fare un'analisi globale senza prendere posizione, temo che Putin farà la fine di Saddam Hussein e Gheddafi. Allora, beh, quello che ti posso dire è che questa è un'ipotesi che neanche gli americani vogliono, perché un paese nucleare con migliaia di testate nucleari che non abbia un capo non fa comodo neanche agli americani. Allora, domanda diretta a Michele. Michele, dicono che Putin, prima di fare questa mossa, no, dell'invasione, si sia consultato con i cinesi per avere un po' le spalle coperte. Fino a che punto, no, la Russia può contare, diciamo, per un'alleanza economica e forse militare con la Cina? Prego, Michele. Allora, diciamo che la mia opinione è che l'Occidente, l'Unione Europea, ha fatto di tutto per buttare l'orso nelle mani del dragone. E questo è stato un errore fatale, perché io li conosco bene, ma bene, ma bene, i russi, tutti i miei clienti, che da una vita li conosco, e hanno sempre detto: noi non vogliamo comprare la roba dalla Cina, non vogliamo andare in Cina, non mi fare andare in Cina a comprare le macchine anche se costano di meno, fammi magari qualche sconto in più, un pagamento più dilazionato, ma preferisco comprare la roba da te. Adesso l'asse commerciale della Cina si è spostato tutto sulla Russia, è il primo paese. Noi eravamo ai tempi, io parlo di circa prima delle sanzioni, diciamo verso il 2000, nel 2014 ci sono state le sanzioni, nel 2010-2008 noi eravamo addirittura, essere arrivati il secondo partner commerciale della Russia. Adesso siamo in settima posizione, al primo posto c'è la Cina, al secondo posto venivano gli Stati Uniti d'America e dopo la Germania. Cioè, di questa cosa qui è chiaro che la Cina ci guadagna un casino di soldi, ma tanti. Tanto è vero che adesso io sto trovando una soluzione per vendere tutta questa roba qui, perché comunque poi i soldi devono andare in Italia per pagare i fornitori, pagare il metallo, eccetera, pagare gli stipendi. Quindi, tramite la filiale che abbiamo in Cina, a Foshan, noi manderemo lì la roba italiana, la nazionalizzeremo cinese e poi da lì si porta a Vladivostok e da Vladivostok con la Transiberiana in giro per tutta la Russia. E ci guadagna lo Stato cinese, perché bisogna pagare le tasse lì, bisogna pagare i fornitori lì, bisogna pagare le maestranze lì. Questo è quello che sta accadendo. Per quanto riguarda la parte politica, è chiaro che, secondo me, io non penso che i cinesi diano un aiuto militare, non credo, perché poi i cinesi, io non li conosco molto, sono stato diverse volte per lavoro, ma la Cina è qui, cioè il mondo è lì, voglio dire, e la Cina è qui, siamo noi che giriamo intorno a loro, loro non sanno nemmeno dov'è a momenti la Francia e l'Italia, se vai in giro, i dipendenti della SACMI Nannai, quando ci parlo insieme, vengo dall'Italia, sono nato a Milano, e ti guardano sempre lì come degli eviti, eppure lo capiscono in inglese. È proprio perché loro vivono il loro mondo, hanno tutta una mentalità completamente diversa. Sì, sì, è un mondo diverso. Allora, volevo che apparisse l'amico Alessandro Lanteri, ex dirigente di Cari Verona. Alessandro, se vuoi dare un tuo contributo per capire il ruolo delle banche, perché penso che se Alessandro c'è, altrimenti se vuole riapparire invece Alessandro Boccaletti, che è in Ungheria. Alessandro,
Se ci sei. Ci sono, allora, ci sono, però non ho il video, scusatemi, perché allora, sono collegato allora, col telefonino. Allora, Alessandro, nel tuo ruolo di dirigente d'impresa in Ungheria, noi abbiamo visto una differenziazione nei rapporti economici con la Russia. Come vedi il discorso che interessano gli italiani dell'approvvigionamento del gas, visto che si vogliono fare sanzioni che fanno male, ma che non ci fanno male a noi a livello di gas, eccetera, eccetera, gli approvvigionamenti energetici. So che è un discorso complicato, come lo vedi? Te lo dico in termini brevi. Proprio oggi Orban ha mandato a tutte le persone che sono registrate in Ungheria, anche me come residente AIRE, un comunicato dove praticamente l'Ungheria ha deciso la neutralità, nonostante sia un paese NATO, e è un paese aperto per quanto riguarda i rifugiati, ne sono già arrivati più di 100.000, però assolutamente non deve passare un'arma destinata alla guerra in Ucraina sul territorio ungherese. Questo perché sappiamo tutti molto bene che Orban ha fatto l'accordo con Putin poco prima di questa invasione, dove praticamente si è assicurato che praticamente il prezzo del gas in Ungheria è calmierato, e ti confermo, e confermo che i gasdotti... Scusate, chi è che parla? Chiudete i microfoni, Io anche mia madre che ogni tanto appare, perché siamo tutti in famiglia, quindi tutti abbracciati. Allora, no, prego, dimmi. Il gasdotto è infatti del gas, dell'approvvigionamento del gas a un prezzo calmierato, sotto il prezzo di mercato in Ungheria, non è un problema e abbiamo tutto il gas che vogliamo al momento. Finché spero che non succeda che qualcuno vada a far esplodere i gasdotti strada facendo, ma da quanto ho capito il gasdotto è in controllo russo e nessuno lo tocca, anche perché se lo fanno anche gli stessi ucraini vanno al freddo. A livello, per cui industria, il gas, ripeto, al momento il prezzo viene tenuto sotto controllo. Per quanto riguarda nuovi investimenti in Ungheria, è già da tempo che comunque la macchina di investimenti dall'estero, dall'Italia, sarà fermata, per cui si parla solo dell'industria in essere. C'è preoccupazione, chiaramente c'è una situazione molto complessa in giro, l'Ungheria ha optato per la pace a tutti gli effetti, però sappiamo molto bene che nell'ambito dei paesi dell'est ci sono dei paesi, Polonia inclusa, che praticamente ha sempre avuto delle aspirazioni sulla Polonia e sulla parte dell'Ucraina, dato che io avevo una fabbrica proprio lì al confine della parte ucraina polacca, insomma vicino a Ternopil, vicino a Bov, e so che l'influenza polacca era sempre molto forte in quella zona. Ci sono delle aspirazioni territoriali che sono storiche, perché la storia qui insegna che anche per quanto riguarda l'Ucraina di fatto è una Jugoslavia, guardare Donbass, zona russa, c'è la mappa specifica che ha fatto vedere anche le zone fino a Odessa, c'è una fortissima presenza russofona, come anche in Moldavia, no? C'è quella Repubblica Trasnistria, come si chiama, che è di fatto un territorio russo. Di fatto l'Ucraina sarebbe un territorio senza mare, e allora in tal caso sarà da vedere come si evolve il quadro. Certo. La pace è molto lontana, la pace oggi è molto lontana. Questa guerra è maturata anche perché 8 anni di Donbass praticamente all'estero non se ne parlava nessuno, finché è diventata una cosa insostenibile. C'era una forte pressione verso quei territori dove di fatto però c'è anche tutto l'acciaio dell'Ucraina, perché sono zone ricchissime di ferro e ci sono le industrie siderurgiche. Capiamo molto bene, l'Ucraina non vuole rinunciare a quei territori perché sono un po' come si suol dire, un cash cow in inglese lo chiamano, una fonte di approvvigionamento fondamentale. Per cui dico, siamo ben lontani da una pace, la Russia non rinuncia ai suoi territori, è pur sempre una grandissima potenza bellica, chiaramente ci sono degli attriti, spero solo che la Polonia non faccia dei grandi errori, perché se scoppia una guerra allargata questa volta è per colpa della Polonia. In questo momento si parlava di questi jet militari, no? Che di farli decollare se no dalle basi polacche, però vorrebbe dire estenderle. Sì, dobbiamo stare molto attenti a guerre che scoppino, ce lo siamo detti io e te Alessandro, delle guerre che scoppino per caso. Adesso volevo far parlare Alessandro Verdoliva, che è il nostro Civitas Europa, un gruppo di giovani che studiano geopolitica, strategia, eccetera, eccetera. Allora, Alessandro, la tua opinione rispetto a tutto quello che hai sentito, quindi rapporto Italia-sanzioni, Italia-Russia, Italia-paesi limitrofi. Prego, Alessandro.
Salve a tutti, grazie intanto per avermi invitato. E, sì, è sempre molto interessante vedere anche chi è, chi vive queste situazioni qui, chi ne ha anche, chi ne vede un po' il risvolto della medaglia. E la mia domanda era come, quali sarebbero dovute essere le sanzioni a vostro avviso? Quale sarebbe stata la soluzione da un punto di vista economico per far sì che gli imprenditori italiani non dovessero appunto o andare in perdita o escogitare dei modi per insomma venirne a capo lo stesso? E questa era una, poi non so chi voglia rispondere. La seconda era, avevo sentito qualcuno, non ricordo chi all'inizio, dire che la volontà della Russia sembrerebbe praticamente quella di isolare l'Ucraina dal mare, dunque andare a connettere Azov all'isola dei serpenti fino alla Moldavia, e Oblast di Odessa. Che cosa si potrebbe dire a riguardo su questo? Mi interessa da molto. Grazie. Allora, chi può rispondere? Vediamo. Daniele, volevo solo dirti salutiamo Raffaele che deve andare via. Ah, grazie mille Raffaele. No, è una domanda un po' complicata perché è una domanda soprattutto di geopolitica. Grazie Raffaele, è una domanda di geopolitica per cui ci riserviamo poi di darti una risposta perché non è una cosa semplice. Sono due le domande, era certo. Uno sull'intervento che ho sentito e un altro sulle sanzioni. Sulle sanzioni, ti posso rispondere io, le sanzioni non sono una cosa semplice da definire perché le sanzioni devono essere decise da tutta l'Unione Europea, da una trentina di paesi, quindi... Come ti è stato detto, i paesi che storicamente hanno paura, no, della Russia, no, paesi baltici, paesi lì vicini, c'è questa paura storica, no, del gigante russo, avrebbero voluto sanzioni pesantissime. Paesi come Germania, Francia e Italia hanno voluto ragionare su delle sanzioni che non mettessero in crisi, no, gli approvvigionamenti energetici e determinate situazioni. Quello che però colpisce di tutto quello che stiamo dicendo, che è stato molto sottovalutato, è stato l'abbandono di tutte le compagnie, le grandi compagnie petrolifere, ultima Eni che è andata via dal Blue Stream, compresa la BP, la Shell, no? Dai rapporti storici che avevano con la Russia. Quindi c'è un distacco, diciamo, macro, no? da tutto quello che è energetico con la Russia. Questo è un elemento da valutare. È evidente che se la Russia, allora... Noi abbiamo fatto un'analisi con Matteo, no? Il nostro analista, no, dell'Ucraina. Sono tre scenari. Il primo scenario è che se Putin vince, evidentemente si creerà una nuova cortina di ferro, no? Praticamente che passerà però sul confine dei paesi NATO, quindi non ci saranno più paesi cuscinetto, anche perché anche se poi metteranno, diciamo, delle repubbliche fantoccio, saranno sempre sotto lo stretto controllo russo, quindi Transnistria... Non sarà più un elemento, diciamo, unico, ma vi sarà praticamente un confine e questo comporterà anche grossi problemi di movimentazione e di logistica. Se Putin non vince, Putin non è, diciamo, non è all'ordine del giorno la sua sostituzione, la guerra sarà una guerra ancora più violenta, quindi la preoccupazione è che poi non degeneri, no, in una guerra nucleare. Poi la terza situazione è una cristallizzazione della situazione, una sorta di vietnamizzazione o afghanistazione, come abbiamo scritto l'altra volta, in cui vi è una guerra guerreggiata che sicuramente è quasi ancora peggio che una guerra vinta o una guerra persa. Quindi è evidente che in questo momento, paradossalmente, iniziano le conversazioni di pace e aumentano, come sempre succede, aumentano le azioni militari per avere un vantaggio. Però il tema che a me interessa è quello, visto che è la nostra missione, quello che l'Italia pagherà in termini, no, di prezzo a livello economico, naturalmente la vicenda umanitaria non è da sottovalutare, perché i russi quando combattono, evidentemente combattono per vincere, per cui se anche vi è un'opinione pubblica che magari potrebbe reagire, avete visto anche ultimamente che si comincia anche a colpire gli obiettivi militari civili, che non è una cosa solo di russi, perché abbiamo visto altre realtà con le guerre, no, degli occidentali. Le guerre giuste, abbiamo bombardato la Serbia, in Afghanistan, quanti errori, no, hanno bombardato ospedali. Allora, la conclusione, allora, siccome queste cose che noi facciamo non sono dei video che devono servire per avere tante visualizzazioni, allora a noi servono, diciamo, alcuni elementi. Il primo elemento è fare in modo che i vostri problemi reali, quotidiani, arrivino alle nostre associazioni della migrazione, ma non perché noi saremo un interlocutore governativo istituzionale, ma perché devono arrivare alle regioni, perché i problemi non arrivano molto spesso ai governi nazionali, ma arrivano alle regioni,
arrivano dove le aziende italiane sono insediate. Le aziende italiane sono insediate nel nord Italia, maggiormente Lombardia e Veneto, per cui noi vogliamo capire i riflessi economici di ritorno. Quello che succede quando mancano gli approvvigionamenti, ricordavamo anche approvvigionamenti di pasta, quindi gli effetti economici sulle nostre imprese. In secondo luogo, visto che si parla di ristori, io mi ricordo per la pandemia quanta gente ha dovuto abbandonare le attività, non c'è stato un solo parlamentare che ha detto: beh, adesso andiamo a vedere i danni di quelli che hanno dovuto mollare l'impresa, che ne so, il ristorante alle Canarie, un'attività magari, che ne so, in Centro America. Quindi io vorrei che passasse una linea, no, di consapevolezza di quello che stanno vivendo gli imprenditori italiani all'estero e degli aiuti per reggere all'estero. Perché se non reggono le imprese all'estero, Alessandro, è evidente che uno non sa più dove andare, ma la produzione dell'agroalimentare, tanto per dare un'idea, voi lo sapete bene, se non c'è l'esportazione, non si sa dove mettere la nostra produzione, per cui vi saranno degli effetti estremamente gravi. Dopo è evidente che la politica la fa Putin, la fa Biden, la fa l'Unione Europea, l'Italia fa quello che dice l'Unione Europea, perché noi non abbiamo un'indipendenza politica, siamo tornati ai tempi di Carlo Magno, di Carlo V, cioè il debito no, che noi assumeremo col PNRR, oltre che i soldi che ci prendono, sarà un debito, dipenderà dal rapporto che noi avremo con la Germania, che non sarà gratis il PNRR, lo sapete benissimo, per cui noi saremo soggetti soprattutto alla politica, diciamo, economica tedesca, siamo soggetti a un'alleanza atlantica, abbiamo perso la guerra, abbiamo delle basi militari americane della NATO dove non possiamo neanche entrare, per cui noi siamo un paese, diciamo, in mezzo, diciamo, a tre fuochi: la Russia, che è una superpotenza con cui non possiamo dialogare direttamente, il nostro protettore, diciamo, militare, che sono gli Stati Uniti, e la cassa di famiglia europea, che è la Germania. Però detto questo, siccome le vicende macro non possiamo intervenire, quello che vi chiedo è questo: da un lato a Gianni Calderone, per poco o tanto che si riesca a fare in modo che tutti i comites, anche se siete gli ultimi dei moicani perché non vi danno soldi, abbiamo i consolati, no, magari con pochi funzionari, di coordinarsi con noi su tutti i problemi reali. Voi imprenditori mandateci tutto quello che ritenete utile da sottoporre alle regioni o alle istituzioni, in modo tale che questi mondi che non si parlano, perché i comites non parlano magari con l'associazione, le regioni, no, sono soggette, no, diciamo, a politiche che molto spesso non si collegano con le vicende nazionali, di unire un po' le forze. Siccome nessuno è autosufficiente in questo momento, la grande impresa, la piccola impresa, è evidente che quel poco tanto che noi riusciremo a fare sarà sempre utile. Soprattutto per far capire, io ogni volta che io parlo degli italiani all'estero, ogni legislatura della regione Lombardia, devo rispiegare cosa sono gli italiani all'estero. Mentre una volta la politica erano persone, a parte Casini che ha fatto 6 legislature, c'era gente che capiva il mondo al di fuori, adesso noi abbiamo della gente nelle istituzioni o che sono dei super specialisti, ma non hanno un quadro completo delle vicende internazionali, perché abbiamo tantissima gente che non ha vissuto il mondo degli italiani all'estero, che non è il mondo degli italiani, è il mondo delle imprese, il mondo delle nazioni all'estero, è un mondo che ha una complessità tale che tu non puoi risolvere, no, semplicemente, no, con degli appelli o andando in piazza, o vari. Quante emozioni, quante cose che si fanno a livello morale, ma quante cose pratiche si fanno? Noi dobbiamo andare sulle cose pratiche. Quindi io punto moltissimo, diciamo, un rapporto con te, Gianni, a livello di comitato, perché tu sei il punto di riferimento, no, ufficiale della comunità italiana. Michelangelo, naturalmente, anche se siamo un piccolo gruppo, stiamo unendo le forze in modo bipartisan, anche al di là delle sensibilità politiche, diteci i vostri problemi. Non abbiamo parlato, perché penso che sia molto complicato, ce lo chiedono diverse parlamentari, la situazione degli italiani in Ucraina. Ecco, sappiate che in questo momento le regioni, o moltissimi, no, a livello parlamentare, non sanno gli italiani che sono attualmente in Ucraina. Adesso il comitato in Polonia mi ha detto che è stato recuperato un ragazzo italiano a Kiev. Quindi la cosa che vi chiedo, anche se sarà una cosa complicata, sappiateci dire dei nostri connazionali che sono in difficoltà, e naturalmente, visto che il tema sanitario giustamente l'avete sollevato, fateci capire quello che si fa, diciamo, per fare in modo che una volta hanno superata la pandemia, non ci troviamo una pandemia dovuta all'arrivo di tanti profughi non vaccinati.
Se qualcheduno vuole, io a me non piacciono le conclusioni, vuole dire qualcosa, altrimenti ci riaggiorniamo e ci teniamo in collegamento. Io vorrei fare un intervento, se mi permette. Prego, prego Paolo. Questa diciamo, nebulosa della questa pandemia che se arrivano gli ucraini. Non dimentichiamoci che in Italia entrano giornalmente centinaia e centinaia di barconi di persone del Nord Africa e non soltanto del Nord Africa, stiamo parlando anche del Centro Africa, perché io purtroppo abbiamo un'attività in famiglia di un'attività sempre turistica in Italia. Quest'anno, per carenza di personale, perché ormai si sa perfettamente gli italiani non vogliono più lavorare, abbiamo dovuto assumere due ragazzi di colore, di cui tutti e due nigeriani. Parlando con loro, io non lo sapevo, scusate l'ignoranza, la Nigeria conta 200 milioni di persone, solo la Nigeria. Questo ufficialmente mi hanno detto, perché realmente sono molto di più in quanto non sono registrati. Quindi entrano di più e non posso in Italia, non vaccinati, di quelli non abbiamo paura, ma degli ucraini abbiamo paura. No, no, io non ho detto che non abbiamo paura. Con questa paura, come diceva... No, no, ma guarda, non c'è la paura collega degli ucraini, anzi, è la rovescia. Come è stato detto, si rischia, in nome di uno spirito umanitario, di fare meno controlli, ma non c'è una paura degli ucraini. Intanto già non ci sono in Italia i controlli con gli stranieri, quindi non ci dobbiamo preoccupare di questo. Ormai gli italiani sono il 90%, eppure tra i più malati d'Europa. Cioè rispetto alla Moldavia, che sono il 4%, lì dovrebbero essere tutti morti, come parla la RAI e company. Insomma, finiamo un pochettino questa storia, questo spauracchio del Novax, anche perché, diciamoci, cioè, facciamo anche un po' di buon senso. Se anche diciamo tutta l'Italia fosse vaccinata, diciamo per assurdo, no? Dato che è un vaccino che sappiamo che dura massimo 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, è un vaccino che questo dovremmo fare a 9 miliardi della popolazione mondiale. Perché se è vero che ci sta tutta questa paura, no? Vuol dire automaticamente dovremmo farlo a 9 miliardi nello stesso mese. Guarda, perché se no, finisce il discorso. Stiamo no? andando in un campo che dovremmo fare un altro... No, è il buon senso, questo qui non ci vuole il campo scientifico, è guarda, il buon senso. Guarda, siccome su questa cosa abbiamo fatto diversi approfondimenti, magari lo affrontiamo dopo. C'era Alessandro... No, che... io volevo dire anche una piccola... Dopo c'è un Alessandro che ha alzato la mano, non so se è Lanteri o Boccaletti, e dopo arriviamo alla conclusione. Prego, Paolo. Io 4-5 anni fa, mi confermo un pochettino quello che è uscito anche stasera, ho letto un'informazione su un giornale economico che la Russia insieme all'India e la Cina e anche altri paesi orientali, fra cui anche il 4% ha partecipato l'Inghilterra, grossa sorpresa, infatti il commento era che gli americani erano molto arrabbiati con l'Inghilterra, hanno fondato una banca di investimenti a Pechino per contrabbattere un pochettino il discorso del Fondo Monetario Internazionale. Quindi questo si considerava che era un attacco al petrodollaro, che è importantissimo. Il petrodollaro lo sappiamo perché se per caso le quotazioni dell'energia scappa di mano al dollaro, l'America entra in una recessione atroce, perché oggi la Federal Reserve americana non dichiara più, dai tempi della crisi del 2009 con la Cina, non dichiara più quanti soldi ci sono in circolazione. Quindi automaticamente io penso che sia pure anche una guerra un pochettino economico versus energia. Questo me lo confermate in questa sera, è uscito il discorso che l'ENI e anche la BP e via dicendo sono usciti da dei accordi che ci sono sull'estrazione dell'energia. E è un attacco secondo me anche a livello europeo, perché non si può capire come nel 2019 si è firmato un patto fra tutte gli stati europei in cui l'energia elettrica deve essere solo rinnovabile, quindi abbiamo spento tutte le nostre centrali solo in Europa dal 2022, infatti se noi andiamo a vedere gennaio di quest'anno i prezzi dell'energia sono impennati e non si sa manco quando finirà questa storia. Quindi andiamo a vedere anche le aziende dentro casa in Europa. Abbiamo allora, un problema reale sull'energia. Allora, hai toccato appunto un punto importante dove il famoso debito americano non è un debito che si compra tutto il mondo, perché al di là, quando gli Stati Uniti sono in crisi, fanno tanta carta moneta e noi ci compriamo il loro debito. C'era un Alessandro che ha alzato la mano, non so se Boccaletti o Lanteri. No, gli do la parola. Sono io. Prego.
Volevo puntare volevo fare due considerazioni in base a quello che stiamo vivendo. Questa qua non è una guerra tra Russia e Ucraina. La mia convinzione è che è una guerra tra elite e il resto del mondo. Non è detto che gli americani siano tutelati dal loro presidente su quello che sta avvenendo. Non è detto che gli italiani siano tutelati. Non importa a chi va male questo discorso, l'importante è che vada male, compreso anche gli americani, compreso anche agli italiani. Questa non è la guerra dell'Ucraina, è anche la nostra guerra. È la guerra di tutti quelli che stanno a parte rispetto all'elite. L'elite non ha confini, non ha nazioni, non ha colori, non ha stati, si muove per i propri interessi e questo è quello che sta succedendo. Questa era una prima considerazione. La cosa è drammatica, cioè verrà fuori il fine del mondo da questa situazione e durerà anni. Siamo in un totale caos, è una cosa drammatica. La bomba atomica, secondo me, non è da escludere. Può anche starci, perché i piani non sono quelli di se chi doveva sapere voleva intervenire, sarebbe intervenuta, non interverrà in questa guerra. Ha bisogno della distruzione. Il capitalismo vive di guerra. Non c'è niente da fare. Non aspettiamoci niente dalle nostre istituzioni, perché le istituzioni italiane non sono in controllo di niente, sono quattro pagliacci messi uno che sia destra, sinistra, centro. Non ci siamo, non sono in controllo di niente, sono incapaci, oppure sono capaci. Ascolta, Alessandro, io e te molte volte ci vediamo. Allora, siccome la politica è l'arte del possibile, se noi partiamo dal presupposto che non si può fare niente perché abbiamo tutti pagliacci o gente incapace, ti devo un attimino fermare. Cioè, noi adesso stiamo parlando che quando l'imprenditore si sveglierà, oltre che al fatto di dare un giudizio che non funziona nulla, e questo sta comportando, e qui faccio funziona un discorso benissimo, ma non io faccio un discorso prettamente politico. Siccome la gente si sta distaccando dall'istituzione, è evidente che dobbiamo sempre ragionare che quelli che vanno in Parlamento vengono votati o non votati, però andiamo a discutere di un discorso del distacco della politica, o come negli Stati Uniti che fa la politica, no? Chi ha i soldi, andiamo in un discorso filosofico che domani mattina l'imprenditore italiano che si sveglia, no? Quel casino che c'è, la cosa, facciamo filosofia ma non abbiamo risolto nulla, quindi andiamo in un ambito che non ho intenzione di affrontare oggi. La politica è malata, Alessandro, basta. Ho capito, perché altrimenti cominciamo a parlare di ordini mondiali, del complottismo, robe varie, e domani mattina siamo ancora qui che discutiamo e poi alla fine le imprese italiane chiudono. Quindi io direi di concludere questa riunione con questo impegno. Noi cerchiamo di portare i vostri problemi a livello regionale nelle regioni dove ci sono le vostre attività produttive. Segnalateci le varie questioni pratiche che voi avete. Dopodiché, evidentemente, ognuno in base alla propria appartenenza politica, sensibilità, eccetera, eccetera, cerchiamo di muoversi a tutti i livelli. Quello che a me preme è che l'impresa italiana non muoia per mancanza di interesse o delle istituzioni o perché cose più grandi di loro. Adesso peccato che non ci sia collegato Alessandro, perché ad esempio un intervento del governo su tutti i problemi che voi avete, ad esempio a livello di banche o a livello pratico, deve essere studiato. Non ci può essere solo Macron, Draghi, disse dobbiamo pagare un prezzo. Beh, se il prezzo lo pagano solo gli imprenditori, beh, dobbiamo andarci a ragionare. Quindi io vi ringrazio. No, aspetta, pulpito. Prego. Per concludere, mi ero dimenticato di dirvi una cosa, che oggi mi hanno chiamato un'oretta fa, mi hanno detto, hai sentito che l'ambasciata tedesca a Mosca ha dato questa voce che domani mattina dalle 10:30 a mezzogiorno fanno le prove delle sirene antiaeree qua a Mosca. Ho detto non so niente. Tanto per dire l'atmosfera che c'è. Certo. Comunque l'unico paese che ha detto di lasciare immediatamente il paese è stata la Repubblica Ceca. No, questo dà l'idea che non stiamo parlando di filosofia, quindi dobbiamo stare molto attenti. Niente, io vi ringrazio. Penso che avremo modo di risentirci. Michelangelo, ci teniamo in contatto anche con tutti gli amici. Anche l'amico in Moldavia,
perché dobbiamo anche considerare i paesi, no, che sembrano non importanti, invece sono estremamente importanti. Vi farò sapere se ci sono novità, spero no, positive e non negative, che ci possiamo vedere tra 15-20 giorni ancora. Ecco, mandateci della documentazione, io vi chiedo la cortesia, tutti mandatemi l'email, no? Abbiamo fatto un gruppo WhatsApp, mandate l'email. Vi ricordo che domenica noi ci collegheremo con Mosca, e nel pomeriggio ci collegheremo col Comites in Polonia e continueremo poi questa attività. Magari un po' alla volta metteremo tutti i video, no, su YouTube, ma la cosa adesso importante è avviare questo rapporto. Abbiamo già un rapporto diretto con la Regione Lombardia e con la Regione Veneto, poi vediamo anche con le altre regioni. Vi ringrazio, quindi buona serata. Grazie a voi. E a presto, di nuovo.